Salve a tutti e benvenuti a Linea Mondo, l'approfondimento di UDEM sulla politica internazionale. Quest'oggi ci occupiamo di Tunisia, dove sono svolte le prime elezioni libere dall'indipendenza dalla Francia. 7 milioni di cittadini sono stati chiamati al voto per eleggere i 217 membri dell'Assemblea Costituente. Di questo parleremo quest'oggi con i nostri ospiti, il senatore del Partito Democratico Pietro Marcenaro, presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani e inviato come Buonasera. osservatore. Buonasera. Come osservatore del Consiglio d'Europa. Buonasera e benvenuto. Grazie, E poi il buonasera. giornalista Talal Krais, corrispondente di Asafir. Buonasera. E Buonasera a voi. allora, senatore Marcenaro, iniziamo da lei. Come si sono svolte queste prime elezioni libere? Lei è stato giù in Tunisia, qual è la sua sensazione? Ma come ho avuto occasione di dire in questi giorni, secondo me si è trattato di un fatto straordinario al di sopra di qualsiasi aspettativa, sia per l'ampiezza della partecipazione, sia per il clima che lì si respirava. Non c'era solo, e la cosa già sarebbe di una straordinaria importanza, una fortissima domanda di democrazia. C'era un paese che attraverso la partecipazione al voto riaffermava la sua dignità, la sua, e c'era. E questo si vedeva in tante cose, si vedeva nel clima che c'era, nella serietà con cui le persone hanno partecipato, nella pazienza, diciamo, qua, non voglio usare, esagerare, ma diciamo, nella pazienza con la quale si sono affrontate lunghe code, perché naturalmente l'organizzazione del voto non è stata semplice, poi si può tornare su questo punto. Nel modo in cui adesso i ragazzi, i giovani sono vestiti tutti allo stesso modo, in bruginesse magliette, ma le persone anziane sono venute a votare vestite con l'abito quasi da cerimonia, come a sottolineare l'importanza dell'occasione. L'ho incontrato in un piccolo bar dove mi ero fermato a mangiare un panino a Tunisi, una ragazza giovanissima, aveva 18-19 anni, che mi ha detto: "Io voto per la prima volta". E poi ha aggiunto: "E anche mio padre, che ne ha 55, vota per la prima volta". Ma diciamo, il paese era coinvolto in queste elezioni, in una prova che ha vissuto come una prova costituente, davvero, no? E non so, noi abbiamo la nostra festa nazionale il 2 giugno del 1946, no? Io me lo ricordo perché sono nato il 2 giugno del 1946. Ma per loro è successo qualcosa del genere. Non so se il 23 ottobre diventerà la nuova festa nazionale della Tunisia, ma certo c'è qualcosa del genere. E questo è avvenuto perché c'è un paese così. Naturalmente in Tunisia c'è uno Stato, la rivoluzione non ha cancellato l'esistenza di uno Stato, a differenza di altri paesi come la Libia, dove già forse non c'era prima e poi quello poco che c'era è sparito, no? E oltre a questo paese, naturalmente è un paese dove ci sono anche delle élite colte, delle élite che hanno svolto un grande ruolo. Io ho incontrato in posizione di grandissima responsabilità a Tunisi due persone che avevo incontrato in Italia come uomini dell'opposizione, come esponenti di diritti umani. Kamel Jandoubi, quando è venuto qua a trovarci, era un rifugiato a Parigi. Adesso è stato l'uomo che ha presieduto l'alta istanza per l'organizzazione delle elezioni, che è stato il garante dello svolgimento delle elezioni. Ci ha parlato dicendoci tutte le difficoltà, anche degli errori che si possono fare in elezioni fatte così, ma ci ha detto che la cosa essenziale era ricostruire una fiducia in un paese in cui tutto sapeva di manipolazione, in cui c'era il timore che nulla potesse avvenire di trasparente, di pulito. E ci ha detto: "E io ci sono riuscito". E a titolo di esempio ha detto: "E io vado in giro per Tunisi e cammino normalmente senza nessuna scorta, anche se oggi sono l'uomo più in vista del paese", no? E Yad Ben Ashour, che è il presidente diciamo, istanza per la difesa degli obiettivi della rivoluzione, che adesso si scioglie perché ha svolto il suo ruolo fino ad oggi, anche lui è un uomo straordinario che ha garantito un grande equilibrio. E mi ha molto colpito lui e anche altri di questi anziani che hanno speso una vita nella battaglia per la democrazia dell'opposizione, quando erano quei regimi l'interlocutore dell'Europa, e queste persone si sono messe al servizio, hanno svolto questo ruolo e hanno deciso di non ricandidarsi. Il problema dei giovani in Tunisia è un enorme problema.
E hanno fatto delle cose in questo paese che scusi, vota quando, per... interrompo, quando lei dice giovane è un enorme problema, in che senso? In questo paese così, in cui si vota per la prima volta, sono avvenute delle cose raffinate. Ad esempio la legge elettorale tunisina stabilisce che a parità di voti fra due persone viene eletto il più giovane. Il contrario di quello che avviene normalmente da noi, no? Dove è l'anzianità che fa premio. La legge elettorale tunisina, oltre che stabilire l'alternanza obbligatoria, un uomo, una donna e un uomo nelle liste elettorali, che sono elettorali corte, piccole, cioè non sono in ogni circoscrizione, mai superano i 10, molto spesso sono i 5-6, che almeno una persona deve avere meno di 30 anni, un candidato. Cioè, diciamo, in una situazione così difficile, loro hanno trovato l'intelligenza per affrontare dei problemi che sono i problemi, diciamo, che abbiamo anche noi, di tutte le democrazie, per dare delle risposte originali. Quindi mi ha colpito questo aspetto e per questo io penso, naturalmente, uno azzarda delle ipotesi, no? Ma io penso che quello che è successo in Tunisia sia qualcosa di irreversibile. Cioè penso che questi fenomeni, questa dinamica, sia una cosa che... Quando sento qualcuno che dice, apre un dubbio perché ha vinto un partito islamico, ogni tanto io penso che qualcuno si dimentichi che quelli sono paesi musulmani, no? Ecco, ma penso che... Questa forza condizionata, questa esperienza, questa forza, è una forza di cui tutti dovranno tener conto. E quindi, diciamo, è la vera protagonista della politica tunisina, questa novità. E prima che, durante quella giornata, a me la prima cosa che è venuta in mente è stata questa. Non sappiamo quale partito vincerà. Ma la Tunisia ha vinto. Ecco, domenica scorsa, secondo me, la Tunisia ha vinto, cioè è uscita da una prova difficile, con un successo straordinario, con un paese sostanzialmente unito nelle sue differenze, nella sua pluralità, perché c'erano 117 partiti che si sono candidati a queste elezioni, perché dopo la compressione della dittatura di Ben Ali c'è stata come un'esplosione di rappresentanza, era anche molto facile fare le liste, bastavano 6 persone per presentare una lista e quindi, però molte cose cambieranno, molte cose saranno migliorate naturalmente, no? Ma c'è un segno che secondo me è un segno che peserà molto, e io penso molto positivamente sul futuro di quel paese e quindi penso anche sul futuro del nostro. Krais, diceva il senatore Marcenaro, un passo dal quale non si tornerà indietro. Volevo avere la sua opinione e poi in generale la sua prima impressione sulle immagini dei cittadini tunisini al voto. Le cose che ha detto il senatore io certamente condivido. La cosa più importante in questo è che lo Stato non si cancella, perché la Tunisia è vero che aveva un dittatore, un uomo che ha governato il paese tramite i servizi. Questi partiti che sono stati alle elezioni hanno sofferto molto a lungo. Per esempio io ho un'esperienza molto lunga con i dirigenti di Ennahda, che conosco molto bene. Conosco bene anche Rashid al-Ghannouchi, persone che hanno vissuto molto in esilio. Loro riconoscono che lo Stato tunisino è un Stato moderno, per esempio tutto quello che riguarda la donna, i diritti civili della donna sono dei sacri santi per il Nahda. Quello che si vuole cambiare è la partecipazione, che ci sia un respiro democratico, una democratizzazione del paese. Non dimentichiamo che l'effetto domino di questa rivolta nei paesi arabi, io non penso che solo nei paesi arabi, che si estenderà molto questa rivolta. Paesi arabi perché sono vicini a noi, perché noi abbiamo interessi economici, guardiamo con più attenzione. E che questi partiti che sono in campo sono partiti che riconoscono il pluralismo. Nessuno vuole negare il ruolo dell'altro. Oggi, certamente, poi con un sistema quasi proporzionale in Tunisia, nessuno può governare senza l'altro. Mi fa ricordare il Libano, noi se non ci sono i 17 comunità religiose, 18 comunità, non possiamo fare un governo.
perché si tratta di un equilibrio. Allora il futuro della Tunisia sarà molto più semplice di quanto il futuro della Libia, perché la Libia c'è stata una dittatura che ha fatto il sistema a sua misura. Invece in Tunisia, non dimentichiamo che la donna tunisina nel mondo arabo è la donna che più occupa posti nel potere, anche se diciamo, non aveva un vero ruolo politico, ma è una base importante per dire che si può costruire un Stato nuovo. Non si parte da zero, diciamo. Non si parte da zero, certamente. Allora, vediamo in questo breve filmato come sono andate le elezioni appunto in Tunisia. Prego la regia. I ritardi nell'annuncio dei risultati ufficiali delle elezioni costituenti di domenica sono per la Tunisia poco più di un neo nella vittoria collettiva del primo test democratico post-rivoluzione. Ma con oltre il 40% delle preferenze, stime appunto in attesa del comunicato definitivo, il partito islamico Ennahda celebra un successo. Lavoreremo assieme, la Tunisia e di tutti i tunisini, siamo il partito di maggioranza ma non vogliamo essere soli, questa è la democrazia, dice la principale candidata Suad Abdul Rahim. Le discussioni per la formazione di un esecutivo dopo la creazione dell'Assemblea Costituente sono cominciate. I primi interlocutori sono le formazioni di sinistra e Takatol e il partito del Congresso della Repubblica. Sono risultati che incoraggiano riguardo la maturità del popolo tunisino che non ha votato come alcuni temevano. L'Assemblea sarà costituita da 3-4 partiti, facilitando la creazione di un governo di unità nazionale. L'Assemblea Costituente è composta da 217 membri. Il suo compito sarà quello di designare un presidente della Repubblica ad interim incaricato della formazione di un governo di transizione in vista delle prossime elezioni legislative. E allora abbiamo visto vincere il partito islamista. Senatore Marcenaro, era un risultato, deduco anche dalle sue parole di prima, tutto sommato atteso, era un risultato che ci si poteva aspettare. Qual è la sua previsione adesso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, cosa succederà? Beh, il 9 novembre si riunirà l'Assemblea Costituente per la sua prima riunione. Come forse sapete, questa assemblea che è stata eletta, che è un'assemblea nazionale costituente, assemblea nazionale come in Francia, l'assemblea nazionale, cioè un parlamento che formerà un governo, e ha anche compito di assemblea costituente, ma è anche un'assemblea legislativa a tutti gli effetti. Questa assemblea durerà in carica circa un anno e in un anno questa assemblea dovrà fare la nuova Costituzione e la Tunisia ritornerà a votare per decidere, non sappiamo ancora cosa, perché non sappiamo se la forma di governo sarà quella di una repubblica presidenziale o sarà quella di una repubblica parlamentare, questo non lo sappiamo ancora, diciamo, rientra tra le cose che l'Assemblea dovrà scegliere e decidere. Comunque deciderà, diciamo, tornare a votare per eleggere le nuove istituzioni che la Costituzione, che il processo costituzionale definirà. Io, diciamo, quello che nel servizio veniva detto è la realtà, cioè Ennahda ha vinto, io lo chiamo, è un partito di cultura islamica, secondo me non è un partito islamista, perché ormai, diciamo, lo dico non per correggere lei, ma perché questa parola si è caricata di un segno negativo. Io preferisco dire un partito di cultura islamica, è un paese musulmano, come era Tunisia, come tanti altri paesi, che naturalmente ha da base, ma che ha avuto una seria evoluzione, come peraltro tanti altri gruppi e forze politiche di quel mondo, penso ai fratelli musulmani in Egitto, che sono attraversati una profonda dialettica, un profondo processo di trasformazione. Loro hanno detto quello che avete sentito, cioè noi abbiamo vinto le elezioni, apro una parentesi, col 40% dei voti hanno avuto poco più di 60 seggi su 217, perché c'è un sistema meno che proporzionale. Anche perché loro dovevano fare un'assemblea costituente, e un'assemblea costituente il bisogno della rappresentanza più larga è forte, cioè i tunisini sono degli uomini raffinati che hanno visto i problemi e hanno trovato soluzioni ai problemi che dovevano affrontare. Quindi, dicevo, questo è un po' la cosa. Quindi hanno detto vogliamo farla insieme agli altri, vogliamo rispettare, ma loro vogliono rispettare, ma nessuno può non rispettare, perché non solo c'è lo Stato, non solo ci sono le liste alternate uomo-donna, ma diciamo i soldati che presidiavano i seggi fraternizzando,
in gran parte erano donne. Cioè, la Tunisia è un paese dove le donne sono dentro la struttura dell'organizzazione e non è concepibile, diciamo così, l'idea. E tanto è vero che, diciamo, il burqa, che è poco diffuso in Tunisia, è poco diffuso anche perché viene vissuto come una presenza straniera, perché non rientra nella loro cultura, mentre il velo rientra nella cultura tunisina. Quindi, e questo e Nada ha detto che vuole un rapporto con gli altri. Io penso semplicemente che bisogna dare credito a questa cosa. Bisogna dare credito, naturalmente abbiamo gli occhi aperti, vedremo, sappiamo che ci sono dei punti su cui si misurano poi le coerenze. In particolare sappiamo che la questione della condizione della donna è in quel mondo un punto chiave su cui misurare, diciamo, se le cose vanno bene o vanno male. Quindi questo si vedrà. Ma io aggiungo che è l'occasione questa per fare un discorso positivo, non per tirare avanti i nostri pregiudizi, cioè per dire che c'è una possibilità, un'occasione, perché per avere un pieno contributo della cultura dell'Islam all'elaborazione dei problemi delle democrazie moderne, e sapendo che, che l'Islam è una delle grandi culture del mondo, che abbiamo bisogno. Noi oggi abbiamo corso il rischio, diciamo, di trasformare la lotta sacrosanta contro l'estremismo e il fondamentalismo in una specie di islamofobia, per cui abbiamo attaccato a questa parola un implicito significato negativo. Abbiamo la possibilità di rivedere questo nostro pregiudizio. Io credo veramente che, e ne parlavamo prima, no? Questo, la Turchia dovrebbe un po' tutti rassicurare, non perché i turchi siano perfetti, io non sono d'accordo con quello che fa Erdogan su tante cose, ma non possono riconoscere che l'Islam in Turchia ha aumentato la democrazia. Cioè, fino a un po' di anni fa, nel regime turco laico, erano i generali che sceglievano i governi. Oggi, con l'Islam, sono i governi che scelgono i generali. Io penso che ci sia una bella differenza dal punto di vista della democrazia in questo piccolo dettaglio. Grazie. In questi giorni alcuni giornali italiani, ma non sono italiani, hanno suonato qualche campanella d'allarme sulla possibile vittoria, appunto, di partiti vicini all'Islam, proprio come una preoccupazione che poi è stato sintetizzato in qualche articolo di giornale, che la primavera araba si possa trasformare in un inverno. Abbiamo sentito le parole del senatore, certo, che invece, certo, diciamo, era più ottimista da questo punto di vista. Qual è la sua opinione, e se lei registra negli europei un eccesso di preoccupazione da questo punto di vista? Io vivo delle esperienze, io sono giornalista, ho vissuto in moltissimi paesi, compreso l'Italia certamente. Noi ricordiamo quando c'è stata la rivolta popolare dei libici, Gheddafi cosa ha detto? Ha detto c'è Al-Qaeda, c'è l'estremismo islamico, c'è i terroristi che stanno venendo da voi, tutto questo per allarmare. I regimi arabi hanno utilizzato sempre il pericolo, la paura dell'Islam per giustificarsi. Per esempio l'Algeria, il FIS vince le elezioni, loro allarmano tutto il mondo, poi massacrano gli islamisti in Algeria e poi una parte degli islamisti si trasforma in gruppi salafiti pericolosi che combattono il regime con le armi. Invece noi abbiamo una grande esperienza in Libano, abbiamo Hezbollah, abbiamo partiti sunniti, non penso che c'è questa paura, questo allarmismo lo creano questi sistemi per giustificarsi, per come anche l'Italia. Poi c'è una esperienza, per esempio gli egiziani, i tunisini, gli algerini venivano ai loro servizi in Italia allarmare l'Italia per dire che ci sono terroristi da voi, e erano semplici oppositori. Io conoscevo dei tunisini che sono stati arrestati in Italia, accusati di terrorismo e poi mandati in Tunisia dove sono stati torturati. Allora, se noi continuiamo così a non approfondire questo argomento, veramente rischiamo di non capire l'Islam. Poi c'è un altro fatto: tutti questi gruppi oggi che stanno venendo fuori sono fratelli musulmani,
Lo stesso movimento Hamas viene dai fratelli musulmani, Ghannouchi è stato educato, viene dal feltro dei fratelli musulmani. Molti dei libici sono anche una parte dei fratelli musulmani, che loro con il tempo hanno imparato molto, hanno imparato come vivere con gli altri, come fare alleanze. Per esempio oggi i fratelli musulmani in Egitto, come in Tunisia, la stessa cosa, fanno delle alleanze con gli altri partiti, si riconoscono. Prima, certamente Nahda, quando nato, non è nato così. Però i suoi dirigenti erano in esilio, hanno vissuto in Francia, dove hanno avuto molto più libertà. Ecco perché, per esempio, è sorprendente che in Francia più del 40% dei tunisini in Francia votano Nahda. Di solito si pensa che chi vive all'estero rifiuta l'Islam, rifiuta di vivere come un musulmano. Invece non è così, perché Nahda e i fratelli musulmani in Egitto e altri fratelli musulmani hanno dato delle indicazioni nuove, che vivere con gli altri, l'Islam è la religione, ma non deve negare i diritti degli altri, la lingua araba è importante. C'è certamente in tutto questo non allarmismo, ma un nazionalismo arabo che rivendicherà più i diritti degli arabi, per esempio sulla questione palestinese. Io sono sicuro che l'Egitto di oggi non è l'Egitto di Mubarak, la Tunisia di oggi non è la Tunisia di Ben Ali, la Libia di oggi non strumentalerà i palestinesi ma darà più solidarietà ai palestinesi. Allora questo cambiamento deve, per secondo me, deve essere accompagnato di una soluzione subito della questione palestinese, subito della questione Medio Oriente, perché questi paesi e questi partiti che sono in campo si schiereranno con i palestinesi, di sicuro questo. Allora c'è un allarmismo secondo me nei confronti di Israele, come io ho incontrato i partiti politici delle opposizioni egiziane poco fa, mi hanno detto che se ci sarà una guerra contro Gaza noi saremo i primi a difendere i palestinesi. Torniamo di nuovo in elezioni tunisine. Allora vediamo un breve ritratto in questo servizio di Annata, partito appunto che abbiamo detto ha raccolto circa il 40% delle preferenze. Prego la regia. Rashid Ghannouchi, leader del partito islamista Ennahda, è il grande vincitore delle prime libere elezioni in Tunisia. È lui ormai a dominare la scena politica del paese, ma questo islamista moderato dovrà evitare di alienarsi i giovani, le donne e i loro partner politici, tutti legati a uno stile di vita occidentale. Una folla immensa lo accoglie a Tunisi poco dopo la caduta di Ben Ali. In esilio a Londra dal 1991, fuggito dalla repressione che portò in carcere migliaia di oppositori, Ghannouchi è stato un ammiratore di Nasser. Poi ha aderito alle tesi dei fratelli musulmani egiziani. Tornato sul suolo tunisino, promette di difendere il pluralismo. O grande popolo che hai condotto questa rivoluzione benedetta, prosegui nella tua rivoluzione. Proteggila e traducila in uguaglianza, democrazia e giustizia. In effetti il leader di Ennahda cerca in tutti i modi di offrire un'immagine rassicurante, presentandosi come il difensore delle libertà individuali, dello statuto delle donne tunisine, il più avanzato del mondo arabo, così come di una repubblica parlamentare. L'Islam non sarà che un punto di riferimento fondamentale ma moderato del programma del suo partito, che si paragona all'AKP turco. L'ideologia di Ennahda è abbastanza grande da comprendere le donne velate o non velate, le persone religiose o non religiose. Siamo in una posizione che ci permette di negoziare con i partiti di sinistra e di destra. Forse è questa la ragione per cui credo che il movimento sia così popolare. Ma i detrattori accusano gli islamisti tunisini di fare il doppio gioco e soprattutto denunciano irregolarità nei finanziamenti della campagna elettorale di Ennahda. Perché il finanziamento dei partiti non è stato esaminato fino ad oggi? Cosa dice di questo primo ministro Sebsi? E lei, Ghannouchi,
Perché a partiti come Nahada viene permesso di ricevere finanziamenti dall'estero quando è risaputo che in base alle leggi internazionali nessun partito o associazione può riceverne dalla gente, da imprese private o da partiti stranieri senza permesso legale? Secondo Ennahada il partito conta circa 100.000 sostenitori, ma per gli avversari, che però non forniscono prove, la formazione politica ha beneficiato di denaro proveniente dai paesi del Golfo. Senatore, allora iniziamo da queste ultime polemiche. Brogli, soldi dall'estero, qual è la sua sensazione anche come allora, europeo? Io riteniamo un secondo. Secondo me, io ho detto quello che penso, quindi... la mia fiducia, diciamo, nel futuro. Naturalmente questo non mi impedisce di vedere che chi pensa che le cose cambino in 3 giorni si illude. Qui siamo di fronte a paesi in cui i processi di trasformazione richiederanno tempo, avverranno attraverso lotte politiche, attraverso scontri. Cioè, il fatto di essere fiduciosi non vuol dire rimuovere, non vedere la complicazione e le difficoltà di un processo. Prima cosa. Questa cosa riguarda anche Ennahda. Io, diciamo, penso, adesso naturalmente non voglio spacciarmi per uno specialista di Ennahda, però credo che ci sia stato un processo che ha portato una parte importante del suo gruppo dirigente, in particolare quello che ha fatto l'esperienza dell'esilio, perché diciamo, una delle ragioni del loro successo è che sono stati all'opposizione, perseguitati da Ben Ali, e quindi sono riconosciuti come persone non compromesse con questo regime. Hanno vissuto, Ghannouchi viveva a Londra, altri hanno vissuto in Francia, e in questa strada, in questo percorso, hanno sviluppato un confronto, sono una posizione che è evoluta. Questa è la posizione che oggi Ennahda presenta. Peraltro, vorrei chiedere, Ghannouchi è il grande leader spirituale, ma non è il capo politico di Ennahda, il suo segretario generale, Jebal. Peraltro, anche qui altra parentesi, che ha un consigliere italiano cattolico come principale consigliere politico. Ma chiusa la parentesi. Però il fatto di questa evoluzione non è detto che quelli che sono rimasti all'interno abbiano fatto lo stesso percorso. Forse fra i più anziani e i più giovani c'è una differenza. Può darsi che nella parte più giovane ci siano ancora forme di radicalismo che sono state superate. Cioè, certo ci sarà una dinamica, una dialettica, no? E Ennahda dovrà affrontare questi problemi se vuole essere coerente con le cose che ha detto. E diciamo naturalmente io ho detto questo risultato elettorale, questa partecipazione secondo me condizionerà, ma anche la presenza e il rapporto con altre forze politiche. Il fatto che non ci siano solo loro, ma che ci siano anche altre forze è una cosa importante perché obbliga un confronto e è dentro questo confronto che anche può avvenire l'evoluzione, un'evoluzione successiva che rischia in quei punti. Il punto che è stato sollevato, quello è un punto reale secondo me che deve essere affrontato. Prima l'ho accennato parlando del burka come... diciamo una forma vissuta da molti come una forma di ingerenza straniera, non parte di una tradizione tunisina, ma una cosa importata sostanzialmente dall'Arabia, esportata dall'Arabia Saudita, no? Ecco, qui arriviamo a un punto, secondo me è un punto che riguarda tutto il mondo arabo, tutto quest'Africa del Nord, ma non solo, e è il ruolo dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un veicolo di posizioni fondamentaliste, di posizioni reazionarie, nelle forme più estreme, perché come è noto di lì viene Al-Qaeda, no? Ma anche in forme meno estreme. È diciamo, la doppia faccia di un paese che da un lato è legato all'Occidente per i suoi rapporti internazionali e dall'altro però è anche il paese dove... diciamo l'estremismo fondamentalista, e non c'è dubbio che noi guardiamo alla Tunisia, è Ennahda, che noi guardiamo a Hamas, che noi guardiamo ai fratelli musulmani in Egitto, non c'è dubbio che dall'Arabia Saudita arrivano una parte importante delle risorse sulle quali queste forze si organizzano. Questo è un problema, io penso, importante, però è un problema che... riguarda, non so, normalmente riguarda Ennahda, riguarda i tunisini, ma riguarda anche noi, perché noi, noi intendo dire la comunità internazionale, in particolare quello che si chiama l'Occidente, considera l'Arabia Saudita come un punto di riferimento fondamentale, no?
perché diciamo, c'è poco da fare. Qualcuno ieri mi chiedeva, ma non c'è un rischio nella democrazia? Certo che c'è un rischio nella democrazia, anche da noi c'è un rischio nella democrazia, sempre c'è un rischio nella democrazia. Noi per evitare questo rischio abbiamo sostenuto tutte le dittature immaginabili. No? Questo. Adesso, che ci piaccia o no, questa cosa non si può più fare, perché quelle dittature lì sono state fatte saltare. No? Allora, bisogna sapere che c'è un rischio, sì, c'è un rischio e noi dobbiamo fare quello che si può, c'è un rischio lì come altrove, ma bisogna fare quello che possiamo fare, dobbiamo fare nel rispetto di quei paesi, nel rispetto della loro autonomia, però in una politica di cooperazione di una comunità internazionale che sente di avere delle cose comuni per aiutare in una direzione diversa, ma dipende anche da noi, insomma, no? Certo che un paese che, adesso io non voglio fare polemiche italiane, ma quando io ho ricevuto, quando io nel mese di novembre, quindi un mese prima che scoppiasse, che ci fosse il suicidio dal quale è partito il movimento di Tunisia, qua io per ricevere la delegazione dei diritti umani tunisini, con Jean Doumbia, appunto quello che adesso è una delle massime personalità in Algeria, con Siem Ben Sedrin, con Ben Moussa ed altri, il governo è intervenuto per impedire che io facessi questa riunione in Senato e li ho ricevuti naturalmente, ma li ho ricevuti in altro modo. Cioè, non può pensare di aver tanto credito un paese che si muove, appunto ha sostenuto fino all'ultimo momento tutte le dittature. Siamo purtroppo in chiusura, il tempo a nostra disposizione è terminato. Diamo una notizia che ci è stata appena portata dalle agenzie, sembrerebbe che Saif Gheddafi si voglia costituire all'AIA, questa almeno è la notizia che stanno flashando in questo momento le agenzie. Ringraziamo i nostri ospiti di essere stati con noi, Pedro Marcenaro, senatore del Partito Democratico, e Talal Krais, presidente di Asafir. Grazie davvero a tutti voi, un buon proseguimento di serata. Linea Mondo torna domani sempre alle 17, vi ricordiamo sia al sito internetudm.tv che al canale 808 di Sky. A tutti un buon proseguimento di serata e arrivederci.